momento particolarmente favorevole, perché a parte il set plan che opera dal 2007 affianca tutti i pacchetti clima energia, ma con il lancio dell'Unione per l'Energia abbiamo avuto un riconoscimento della ricerca e innovazione al pari di temi tradizionali della politica energetica come la sicurezza, l'efficienza, la decarbonizzazione. Quindi abbiamo un'occasione unica di far emergere la ricerca e innovazione, e avremo già una prova, un test fondamentale con la redazione dei piani nazionali integrati energia e clima, quindi dove dovremo integrare la ricerca con gli altri temi di politica energetica. A livello di finanziamenti non voglio dire che abbiamo tantissime risorse, però abbiamo fondi per vari gradini dello sviluppo, quindi abbiamo il programma Horizon tradizionale per la ricerca e l'innovazione di base, ma anche per ricerche avanzate. Poi abbiamo dei fondi destinati ai progetti dimostrativi, che non sono necessariamente contributi a fondo perduto, ma anche piattaforme finanziarie complesse con finanziamenti, prestiti, fondi di garanzia, che devono sostenere i progetti dimostrativi, perché è proprio questo di cui noi abbiamo bisogno in Europa adesso: passare dalla ricerca di base, dalla ricerca sperimentale, ai progetti dimostrativi, per dimostrare la fattibilità tecnica, ma soprattutto economica, delle varie tecnologie e della CCS in particolare. Io ovviamente non entro nelle questioni politiche, dico solo che con l'ultima strategia energetica nazionale abbiamo avuto un forte riconoscimento della ricerca energetica. Basti pensare che noi 2 anni fa alla COP21 di Parigi abbiamo aderito all'accordo internazionale Mission Innovation, che forse non moltissimi sanno ci impegna a raddoppiare la spesa pubblica per la ricerca energetica entro il 21, e questo è dentro la strategia energetica nazionale. È diventata un'azione di governo, e per l'Italia si parla di passare da circa 220 milioni attualmente, più o meno quello che spendiamo, a 440 nel 2021. Quindi l'auspicio da parte mia, da delegato Set Plan e da insomma vecchio ricercatore, e che questa azione di governo possa avere un seguito e una concreta applicazione con il reperimento di risorse adeguato. Questo sarebbe veramente una svolta per tutto il sistema, darebbe ossigeno agli enti di ricerca, all'università e anche alle imprese.